costi di uno strumento come il TGP a quelli che sono la vera novità della legge urbanistica regionale, che è il controllo sulla trasparenza e sulla diciamo compatibilità di uno strumento urbanistico. Credo che chi di voi non avrà la fortuna di essere il sindaco della giunta e sarà invece consigliere o consigliere di minoranza abbia più a cuore questa seconda parte dei contenuti di legge. Questa seconda parte ha il pregio di essere innanzitutto una legge e in secondo luogo esiste una sanzione indiretta, cioè non vale la pianificazione territoriale se non sono rispettate le cose che adesso dico che devono essere fatte. Per cui quando si fanno le osservazioni al PCT nuovo, una delle osservazioni che avrebbe efficacia è dire non è stata fatta questa cosa, una di queste cose che andiamo a vedere adesso. E quindi è già un contenuto di osservazione al PCT. Il PGT nasce come novità urbanistica in quanto a monte dello stesso è stata sposata una filosofia di pianificazione diversa da quella che era nella famosa legge urbanistica del 42. La nostra urbanistica nasce nel 1942 ed è nata come una serie di vincoli, no? Cioè questo si può fare, questo non si può fare e basta. Perché un terreno diventava edificabile? Semplicemente perché aveva la fortuna di diventare edificabile e basta. A livello invece mondiale, chiunque si trovava a pianificare nei piani di sviluppo finanziati dalla Banca Mondiale o comunque di qualsiasi banca di sviluppo, la pretesa era che ci fosse tutta una verifica di fattibilità. Questa verifica di fattibilità che era richiesta a livello internazionale, a livello nazionale, cioè a livello Italia, non è mai stata veramente applicata e non è mai stata considerata. Però non era un vizio solo italiano, diciamo che era più un vizio asburgico, nel senso che si parte da dove si comandava, si decideva, il re decideva in questo modo e i vassalli ascendendo applicavano la legge. La società nuova invece aveva già iniziato e a livello proprio accademico già si faceva, ogni progetto doveva avere un complemento, diciamo, di fattibilità. Il concetto anglosassone di fattibilità era solamente economico, il concetto, diciamo, anglosassone influenzato dal latino era un concetto di economico e sociale, quindi la fattibilità doveva tenere conto anche degli effetti sociali del progetto e a forza di discutere di queste cose che praticamente è filosofia della pianificazione, nel 1998 in Danimarca si firma una convenzione, così come sulle emissioni in atmosfera abbiamo Kyoto, abbiamo questa convenzione dei Aarhus in Danimarca, dove presso quella università venne sancito l'obbligo di qualsiasi pianificazione nuova, obbligo morale per quel momento là, di qualsiasi pianificazione nuova doveva avere due requisiti. Uno, quello della verifica di fattibilità, che tenesse conto di tutti e tre gli aspetti che poi vi dico. E questo era già nelle filosofie, vi dicevo, e nelle accademie. Il secondo, che comunque
non era sufficiente questa verifica di fattibilità se non c'era la partecipazione dell'utente finale, cioè nel senso che questa convenzione contiene il concetto di partecipazione. Allora la novità viene tradotta in due parole: sostenibilità, per sostenibilità si intende verifica di fattibilità. La sostenibilità deve contenere sia il sociale che l'ambientale che l'economico, e quindi non è sufficiente che sia equo, non è sufficiente che sia realizzabile, non è sufficiente che sia vivibile, ma deve essere tutte e tre le cose insieme, quindi sostenibile. In aggiunta, non è sufficiente tutto questo che ho detto, ma deve essere anche partecipato. Il concetto di partecipato è uno dei concetti che stanno molto a cuore a chi crede nelle 5 Stelle. E questo mi dà un'enfasi particolare come argomento. Andiamo avanti. Lo Stato italiano ha prima ratificato quella convenzione, già a quei tempi. Poi è sceso il silenzio, cioè poi questo problema era stato trattato solamente a livello accademico, ma non si era tradotto in qualcosa di pratico. Però siccome era una convenzione a livello europeo, il governo europeo l'ha tradotto, così come l'italiano aveva fatto una legge che recepiva quella convenzione, il governo europeo l'ha tradotto in una direttiva, la direttiva numero 42 CE. Questa direttiva diventa, come tutte le direttive, quella del latte, quella del pane, quella della pizza, è diventata obbligatoria in applicazione anche all'Italia. Nel 2001 la direttiva 2006 dell'Italia recepisce la direttiva sulla partecipazione e istituisce diversi livelli di verifica secondo l'importanza dei progetti. Per quello che ci riguarda, cioè per la pianificazione territoriale dei comuni, abbiamo quello che comporterà una trasformazione ambientale, o meglio dei luoghi, o se vogliamo ancora più precisi, una trasformazione dell'uso del suolo, è soggettato a valutazione ambientale strategica. Questa valutazione deve comportare un rapporto ambientale, deve comportare delle consultazioni, cioè una partecipazione con le più disparate categorie sociali, compreso l'individuo. La valutazione del rapporto e delle consultazioni, cioè queste consultazioni non sono finite quando le abbiamo fatte. Dobbiamo scrivere il risultato di queste consultazioni. Cioè, Piero mi ha detto che l'acqua è inquinata, io devo fare sapere che Piero l'ha detto, ma devo anche fare l'analisi dell'acqua e dire cosa è il risultato dell'analisi. Poi devo prendere una decisione, non la decisione che voglio, una decisione in merito a quello che ha detto Piero e a quello che è il risultato delle analisi. Poi devo fare dell'informazione di questa decisione. E poi devo fare del monitoraggio sulla base della scelta che ho fatto, andare a verificare quali risultati dà. Monitoraggio nel tempo per sempre. Andiamo avanti di uno. Questo è il concetto filosofico che sta alla base della legge nazionale. E il controllo si traduce in questo schemino che, se vi siete fatti dare il file, lo leggerete più con comodo. Comunque si trova nelle direttive regionali e si trova nelle leggi nazionali, è identico, nel senso che viene preso sempre questo e applicato, che è l'insieme dei passaggi di controllo e di verifica che ogni decisione di carattere di trasformazione del territorio deve avere. Io non ve le sto ad elencare perché è una serie di passaggi, però per quanto riguarda il PGT
lo affrontiamo, cioè questi passaggi obbligatori del DGT li affrontiamo. Andiamo avanti. Non ho capito, ma chi è che fa i controlli? Mi sta sfuggendo. Adesso ci arriviamo. Ah, ok. Allora, quando nasce il TGT bisogna che il sindaco, comunque l'assessore, se è lui che è preposto al territorio, quando nasce il desiderio di fare il TGT, il sindaco nomini un'autorità procedente, prende un suo funzionario del comune e gli dice: guarda, il nostro amministratore ha intenzione di fare il TGT. Tu hai la cultura e le capacità sufficienti per farlo, sei l'autorità procedente. Il termine autorità non è a caso, cioè tu avrai dei poteri di veto, avrai dei poteri di deliberazione. Poi nomina una autorità competente VAS, cioè prende il funzionario di un altro ufficio o addirittura di un altro ente, se vuole essere più garante del re, e lo nomina competente VAS, ammesso che abbia questa competenza. Comunque, dopo vedete che non è così rischioso nel caso che sbaglia a nominarlo. Poi, le due persone che ho, le due autorità che ho, che ho eletto, che adesso, se voi avete capito cosa ho detto, o se meglio, se io mi sono spiegato, sapete che sono due autorità non d'accordo, due autorità che sono in conflitto fra di loro, perché una fa quello che vuole l'amministrazione o cerca di fare quello che vuole l'amministrazione e l'altra invece dovrà fare quello che gli dicono di fare le persone che vengono dopo, che ve lo dico adesso chi sono, per cui uno rappresenta l'organo di scelta e l'altro l'organo di controllo, e queste due figure che sono nominate obbligatoriamente nominano insieme i soggetti competenti. Ora, nominano i soggetti competenti per modo di dire, perché l'ARPA è l'ARPA, non è che tu puoi dire io nomino Rossi dell'ARPA. L'ARPA viene indicata come ARPA, l'ASL viene indicata come ASL. La sovrintendenza viene nominata come sovrintendenza, la provincia intesa come ufficio caccia, pesca eccetera eccetera viene nominata come tale, non è che posso scegliere parchi, una persona. I parchi e via discorrendo. Tutte queste figure fanno parte di diritto, fanno parte di diritto dei competenti in materia ambientale. Poi i due invece questa volta la fanno più o meno da furbi secondo il tipo di amministrazione che abbiamo, nominano altre persone per creare questo equilibrio nelle commissioni, altre persone che possono essere i rappresentanti dell'associazione caccia e pesca, il rappresentante dell'associazione di mutilati, il rappresentante dell'associazione tal e tal. Questi sì che possono dire prendo il Rossi che dell'associazione tale piuttosto che Bianchi che dell'associazione dell'altro, perché lo Bianchi non pescare. Ma questi sono, ci sono anche dei casi dove riescono a nominare la persona che vogliono. Più normalmente nominano l'associazione ed è l'associazione che manda il personaggio che è indicato. Fatto ne è che io so per esperienza che quasi mai quei due lì nominano, non so, il rappresentante di Italia Nostra piuttosto che il rappresentante di qualcos'altro. Ho nominato un'associazione per far capire tutte le altre. E poi c'è l'obbligo di nominare i rappresentanti del pubblico. I rappresentanti del pubblico è un termine generico più difficile da definire. Le associazioni sportive del paese, va bene, non so, facciamo quelle, di nuovo quelli che vanno in montagna piuttosto che quelli che giocano a calcio, per esempio. Però teoricamente potrebbe esserci anche un rappresentante del pubblico inteso proprio come cittadino qualsiasi. Il limite di questa cosa è che sono quei due lì che decidono, quei due lì magari se lo sono sentiti già dire dall'assessore, non lo so,
però il limite nella legge è che sono quelle due autorità lì che cominciano a operare. I competenti in materia ambientale, ve li avevo già detti prima, vi ho fatto un esempio lì sotto nell'elenco, ve lo ritrovate scritti quando vi guarderete le slide. Allora, la procedura che deve rispettare un qualsiasi comune quando fa parte per fare un PGT è, prima ancora di dare un incarico a qualcuno, deve dire: io ho intenzione di farlo. Deve rendere pubblico questa intenzione, si chiama avvio del procedimento, nomina subito queste autorità che vi ho detto e dice ai cittadini, questo è obbligatorio per legge, dice ai cittadini: guardate che io ho intenzione di fare il PGT, mandatemi i vostri contributi scritti. No? Normalmente le amministrazioni assolvono a questa cosa distribuendo a una quindicina di amici un questionario da compilare, perché così dopo hanno la prova provata che loro hanno fatto il questionario, hanno ricevuto 15 risposte perché gli altri non se ne fregano niente del piano. Questo è il momento di vigilare, cioè chi fa minoranza deve dire: ma questo questionario dove l'avete messo? L'avete messo sotto il banco che uno deve andare a cercarlo o era distribuito casella per casella? Questa è la prima azione di chi vuol fare controllo. Questo questionario non è un questionario obbligato, poteva essere anche semplicemente una comunicazione: mandatemi i vostri pareri, però controlliamo se è stato detto al cittadino che deve che può e deve mandare un contributo. E perché il primo documento che verrà prodotto deve tener conto di questi contributi, non è una cosa da poco. Allora, fatto questo, pubblicato questo sul web, non l'ho detto bene, ma pubblicato questo, e questo significa che per obbligo, per legge, deve essere creato un sito per queste cose. Quindi nell'intenzione del legislatore, data la massimo risalto al problema che vi ho raccontato, il sindaco, l'amministrazione può procedere all'incarico al professionista. Primo vizio. Mi scusi, una domanda soltanto. Nel punto 1, quando c'è da dare l'informazione alla cittadinanza, no, alla collettività, abbiamo detto che il questionario non è obbligatorio, quindi io non sono obbligato comunque a chiedere il parere, o devo... Chiedere il parere, ma la forma con la quale la chiedo. Anzi, il questionario, se volete, è un imbroglio, perché io potrei costruire un questionario fatto in modo tale che tu come risposta mi dai quello che io volevo sentirti dire. Manipolatorio. Ma a parte questo, quello che volevo sapere, visto che prima me l'hai detto, no, bastano 15... No, non è che bastano, ho detto che ho assistito a cose di questo genere, certo. Certo, ma dico, la legge comunque non... No, la legge dice quello che ho detto prima. Tu devi comunicare e dire al cittadino che deve dare i suoi contributi, basta. Il cittadino può non rispondere, ma io non ho prova che non ha risposto. Allora, per dimostrare che ho invitato il cittadino, faccio vedere che ho qualche risposta. Questo bando che io lo metto insieme all'elenco di quelli che si sono iscritti agli elettori o che lo nascondo insieme a mezzo nascosto dall'ultimo che è morto, capisci che non serve a niente un bando da solo. Io devo dimostrare domani a chi farà il controllo delle mie procedure che ho fatto questo. Per cui, intanto c'è il web che, come lo ripeto nello stesso modo, lo conoscono tutti, no? E ormai lo conoscono tutti. Ma poi c'è anche la copia timbrata e firmata dal messo comunale che dice che è stato pubblicato, e poi ci sono altri documenti. È inutile che io... Questo ci pensano i dipendenti comunali a fartelo diventare serio.
io ti dico che c'è quel momento lì e tu che fai il controllo, che fai la minoranza o che vuoi fare il cittadino che sta a guardare se il tuo comune fa le cose, quello è un vizio, cioè se non è stato fatto è viziato, non è valido il PGT, è un vizio grave. Scusi, se nella VAS questo documento c'è stato fatto il sondaggio per vari quartieri, noi per sapere se quel sondaggio è vero, loro devono avere il sondaggio fatto. Sì, c'è il protocollo di tutti quelli che hanno messo. C'è il protocollo. Sì, c'è il protocollo di quelli che hanno mandato la risposta. Non può essere solamente il risultato. Ci sono anche. Cioè noi possiamo verificare il risultato scheda. Voi potete verificare il protocollo. Cioè proprio avere l'elenco di chi ha fatto queste osservazioni. Comunque c'è, perché vi posso dire, garantire che nella mia esperienza non. Data la gravità della cosa, nella mia esperienza non ho trovato ambienti dove non lo fanno. Magari lo fanno sotto banco, in un gruppo limitato, non so, le tre categorie sociali che gravitano intorno all'amministrazione, eccetera. Però lo fanno. E comunque quello che a me premeva non era dirvi se lo fanno o non lo fanno, mi premeva dirvi che è un punto di controllo vostro. Poi, c'è la delibera di incarico del professionista, che se è avvenuta prima deve essere rifatta perché era nulla, in quanto la delibera deve essere fatta dopo dell'enunciazione dell'avvio del procedimento, altrimenti lui sta lavorando fuori dalla norma e quindi automaticamente se arriva in fondo ha fatto un lavoro per niente, anche se poi è sanabile col rifacimento di tutta la procedura. Poi c'è la raccolta dei contributi, cioè tutte queste informazioni, questi questionari vengono raccolti da chi? Dall'autorità procedente, la raccolta dei contributi e la raccolta degli obiettivi dell'amministrazione. Cioè l'amministrazione dà all'autorità competente i suoi obiettivi, gli obiettivi più i contributi formano il documento della prima conferenza VAS. Cioè, con questo documento la conferenza si riunisce e dice, visti i contributi, cioè visto quello che hanno detto il pubblico, visti gli obiettivi dell'amministrazione, rileviamo fin da subito che l'amministrazione ha qualcosa che non va bene con quello che la popolazione vorrebbe, cioè cominciamo già a rilevare che c'è qualcosa, oppure tutto va bene, e vi avvisiamo che per raggiungere questi obiettivi, cioè chi è che avvisa? L'ARPA, l'ASL, eccetera, che sono i competenti che partecipano alla prima conferenza, ci dicono, guarda che per raggiungere questi obiettivi tu li devi verificare, A, che ci sia acqua abbastanza per tutti, B, che ci sia inquinamento atmosferico per quella ditta lì che sta inquinando lì, eccetera eccetera, C, mi devi verificare che ci sia il rumore a posto, eccetera eccetera. Cioè praticamente ognuno per la sua area di competenza dirà al gruppo di lavoro che è formato dalle due autorità più il professionista o i professionisti, perché per legge è obbligatorio che sia un professionista per i comuni sotto i 3.000 abitanti, ma più professionisti per i comuni che superano i 3.000 abitanti, dovrebbero essere un professionista per area di competenza. Vabbè, tutte queste raccomandazioni formano il primo verbale della prima conferenza, e anche questo verbale della prima conferenza è un documento di base di controllo, cioè ci si deve confrontare, tutto il lavoro che viene fatto dai professionisti deve confrontarsi con questo primo documento, non può venir meno a questo tipo di controllo. Poi abbiamo che i professionisti procedono al lavoro e devono produrre quantomeno, come minimo, cioè minimo, quello che va alla VAS come minimo è il documento di piano. Poi vedremo che per il tipo di contenuti anche gli altri documenti devono andare alla VAS, però la legge dice che è solo il documento di piano. Dovremmo fare un documento di piano che contiene tali documenti simili a quelli degli altri piani per evitare di mandarli tutti, no? Cioè se io voglio mandare
non voglio mandare né il piano delle regole né il piano dei servizi, nel documento di piano devono esserci una tavola che parla dei servizi e una tavola che parla dei contenuti del documento del piano delle regole, altrimenti questo documento di piano non può essere giudicato per intero. Comunque, questi sono aspetti meno importanti. Quello che conta è che, prodotto il documento di piano, prodotto un rapporto ambientale, prodotto una sintesi non tecnica del rapporto ambientale, sintesi non tecnica è stata creata apposta per far capire il rapporto ambientale ai non addetti ai lavori, cioè per farlo capire al pubblico. Tutto questo è di nuovo pubblicato sul sito del Comune, è pubblicato sul sito della Regione, viene messo a conoscenza di tutti e solo dopo che è stato dato in pasto a tutti, cioè 30 giorni prima deve essere pubblicato, solo dopo che è stato pubblicato si può fare la conferenza, della seconda conferenza. Io dico seconda perché sono due il minimo che devono essercene, però date le complessità dei territori possono essercene tre, quattro. Indispensabili sono queste due che sto raccontando. E queste due non possono avvenire se non con trasparenza e pubblicazione. E finalmente, se quella che viene chiamata la seconda, ma che noi dovremmo dire, se dall'ultima conferenza il lavoro viene licenziato come diciamo accettabile, non dico perfetto, ma accettabile, l'amministrazione può convocare il Consiglio Comunale per adottare il piano. Nel momento stesso che lo ha adottato, il giorno dopo, senza aspettare tempo, deve inviarlo in coppia, anche qui supporto informatico, non è più obbligatorio mandare carta, deve mandarlo in coppia alla provincia, all'ARPA e all'ASL. La provincia ha per legge, per la legge 12, dei tempi ben precisi per rispondere, che sono 180 giorni, mentre l'ARPA e l'ASL hanno lo stesso tempo che ha a disposizione il pubblico, 30 più 30. Il pubblico inizia a contare i suoi tempi dal momento che viene pubblicato, cioè la differenza è questa: all'ARPA, all'ASL e alla provincia lo mando subito dopo aver fatto la verifica. Al pubblico glielo posso dare anche dopo un attimo che normalmente è giustificato dal tempo che il segretario ha bisogno per mettere insieme i documenti e la relazione del consiglio, eccetera, eccetera. Per altri invece è giustificato dal bisogno di verificare cosa dirà la provincia perché non l'aveva ancora sentita bene, o perché la paura di essere bocciati porta magari dei ritardi alla pubblicazione. In genere non ci sono problemi, però questo ve l'ho detto perché non c'è un limite per il tempo che impiega il Comune a darlo alla pubblicazione e quindi darlo al pubblico. Scusi. Ci sono dei comuni che ci hanno impiegato un anno. Ma 60 giorni partono da... Da dopo che è pubblicato. Ma sul sito del Comune o sul sito della Regione? Sul sito del Comune o sul sito della Regione? Non c'è nemmeno questo, ma se non l'hai fatto sul sito della Regione non puoi farlo sul sito del Comune. Cioè la Regione, il sito ufficiale della Regione, Sintel, è il sito dove tu devi depositare sempre tutto quello che fai e non puoi... No, ci sono amministrazioni nell'esperienza della prima volta che si sono dimenticate completamente di pubblicarlo sul sito della Regione, proprio nel senso che il funzionario, il cosiddetto autorità precedente, manco sapeva che doveva fare questo. È chiaro che è stato male assistito dal professionista che non gli ha detto te, mandalo via. Cioè non è che io posso dare le colpe a tizio, però qualcuno ha voluto pensare, e magari aveva ragione, che non l'hanno pubblicato e vogliono tenerlo segreto. I 60 giorni di là, però poi sul sito del Comune viene pubblicato, facciamo 15 giorni dopo, i 60 giorni... Parto dai 15 giorni dopo. Siccome questo si è verificato al nostro Comune, gliel'abbiamo contestato, loro ci hanno detto che vale quello della Regione, quindi 15 giorni prima. Vale quello del Comune se
è stato contestuale alla pubblicazione firmata dal nesso comunale. No, loro praticamente hanno messo però la stessa data della regione. Allora, il nesso comunale è una persona, lo stai dicendo tu, non io, è una persona infedele. Il segretario più che altro. No, beh, c'è un responsabile della pubblicazione, non è responsabile il segretario, ma è responsabile il mestro. E il mestro va in galera se commette una cosa come quella che hai detto. E siccome è un poveraccio, in galera ci va sicuramente. Sì, perché infatti la galera è un poveraccio. No, cioè bisogna stare attenti anche a dirle che certe cose. No, io abbiamo monitorato il sito del comune, questo l'hanno messo 3-4 giorni. Figurati te che per lui una cosa di questo genere vuol dire licenziamento, oltre che subire un procedimento. Cioè, o è un incosciente o bisogna stare attenti a dirle certe cose. Prima essere sicurissimi di quello che si dice, perché si crea un danno grossissimo alla persona. Così, un'ipotesi un po' più assurda, entro quanto tempo si può impugnare in cui si vengano a scoprire le quali? 60 giorni dopo la fine del procedimento. Oltre no. Non puoi più fare niente fino alla prima occasione che hai da sentirti negare un qualsiasi cosa che tu fai. Tu hai perso il treno per fare le osservazioni. Fai subito una domanda di concessione, anche se sai che sarà detto di concessione, di permesso di costruire. Io sono vecchiotto, parlo ancora come una volta. Fai subito un'istanza di permesso di costruire. Perché ho detto permesso di costruire? Perché tutti gli altri documenti sono sotto la tua responsabilità. Invece il permesso di costruire è sotto la responsabilità del funzionario. Il funzionario ti risponde che non si può fare e tu con quel documento fai ricorso al TAR perché hai una risposta ufficiale e da quella risposta ufficiale entro 60 giorni hai il potere di ricorrere. Anzi adesso per legge tutte le risposte ufficiali che ti arrivano al comune hanno in fondo la frasettina: a questo provvedimento hai il potere di ricorso entro 60 giorni di qui e di là, e ti dice dove e poi ricorrere. Quindi mi restava di dirvi che questo documento è stato pubblicato, la gente ha presentato le sue osservazioni nei successivi 30 giorni dalla pubblicazione e l'amministrazione si ritrova per dare le controdeduzioni. L'amministrazione ha il potere di approvare definitivamente il piano anche se avesse ricevuto delle osservazioni negative dall'ASL, dall'ARPA, dai cittadini, eccetera. Non ha l'obbligo di scrivere a casa, tu hai detto che non sei d'accordo per questa cosa, però io me ne frego, perché la risposta è la scelta che lui fa in Consiglio Comunale. Quindi non vale niente il cittadino che dice non mi hanno nemmeno risposto, non è vero. Hanno fatto una scelta in Consiglio Comunale. L'unica cosa che voi potete controllare formalmente è che la risposta avvenga in uno di questi due modi. Uno, non decidono di non rispondere a nessuno e rigettarle tutte le osservazioni. Allora se tutte vengono rigettate è legittimo, tutte. Oppure ne prendono in considerazione una e devono per forza prenderne in considerazione tutte. E allora in questo caso una per una ci sarà non il nome e il cognome ma il protocollo, osservazione, protocollo, tal dei tali, respinto. La respinto da solo non basta, respinto perché? Cioè se voi trovate una risposta respinta senza una motivazione, per voi è oggetto di ricorso, cioè potete fare ricorso e in genere viene accolto. Invece respinta perché? L'avvocato potrebbe trovare che le motivazioni non sono sufficienti, eccetera, però almeno formalmente il comune ha agito come doveva agire. Allora le osservazioni e la modalità di rispondere. A questo punto cioè approva definitivamente il piano. Quando il piano del comune approvato in questo modo cade di validità, quando in ogni caso
non ha soddisfatto le osservazioni di non compatibilità con il piano territoriale di coordinamento provinciale. Cioè, la provincia non dirà è approvato o non è approvato, dirà è compatibile con il mio piano, con il piano provinciale, o non è compatibile. Oppure certe cose sono compatibili a condizione che, se il comune non tiene conto di quella condizione che è, può avvenire due cose. Uno, che quella condizione non era sostanziale, cioè sarebbe stato meglio, ma pazienza. Due, era sostanziale, per esempio quando noi andiamo in materia di trasformazione di aree agricole è sostanziale, e allora in quel caso per quella parte di territorio che non è coerente, non è compatibile col piano, non è coerente col piano, per quella parte di territorio il piano perde efficacia, però solo per quella parte. Così la provincia potrebbe aver detto parere negativo alla trasformazione, all'ambito di trasformazione numero 4. Il comune approva il piano e approvando il piano non dice niente per la 4. Il solo fatto che la provincia ha detto che non è compatibile, il piano è tutto valido meno che per la zona 4. Per la zona 4 non c'è il piano. E siccome la zona ambito di trasformazione 4 è una zona di trasformazione del documento di piano, se vi ricordate, vi avevo detto all'inizio, il documento di piano non ha nessuna efficacia legale. Per cui nel momento stesso che la parte lì non è stata approvata dalla provincia e il comune non si è adeguato, non c'è problema, perché non c'era nessuna efficacia legale, semplicemente la scelta numero 4 non esiste. Se poi però il comune più avanti cerca di trattare con i proprietari della zona 4 per trasformarlo, quella convenzione che per caso facessero è illegale. Mi sono spiegato? Cioè, quando è che avviene il controllo del comune che se ne è fregato? Avviene nel momento stesso che dà procedimento a una cosa che non poteva fare ed diventa illegale. Queste cose qui possono annoiare, possono anche non essere capite, se volete farmi le domande me le fate. Questa è la procedura, e nella procedura, con quello che vi ho detto prima per la VAS, c'è il controllo. Non so se sono stato sufficiente, vai avanti. Comunque il rapporto ambientale vi ho detto che deve essere prodotto, non vorrei che passasse indifferente. Il rapporto ambientale deve contenere argomenti che riguardano l'atmosfera, risorse idriche, la depurazione, i rifiuti, la geologia, l'uso del suolo, destinazione d'uso al contorno, vuol dire negli altri comuni, disponibilità di servizi, di strade, di vincoli per le linee di trasporto, elettrodotti e fonti elettromagnetiche anche come disturbo elettromagnetico, impatto elettromagnetico, impatto acustico e impatto paesaggistico. Vai avanti. Le fonti per poter redigere un rapporto, cioè dov'è che vado a leggermi le informazioni per sapere come fare il rapporto ambientale del comune, cioè io mica posso pagare le analisi di tutta l'acqua del paese, non posso pagare uno che sta lì a controllare le fonti elettromagnetiche del mio comune, perché vorrebbe dire che questo piano mi va alle stelle come spesa. Però ci sono degli enti preposti e incaricati proprio di questo, e questi in occasione del tuo piano devono far partire subito tutti i controlli, perché vengono avvisati che tu stai lavorando su quello, e quindi loro ti devono fornire questi dati. Le fonti sono, a livello alto ci sono le guide regionali, poi a livello territoriale locale, oltre che i vari uffici della regione, oltre che i vari uffici comunali, scendendo abbiamo l'ARPA, le pubblicazioni del Sirena, le Istat, e alcuni siti specializzati
nei vari settori. Vi garantisco che c'è più di quanto pensiamo. L'ARPA sarà stato quell'occasione dove la ASL era stata resa competente sull'inquinamento del territorio e poi gli è stata tolta la competenza per darla alla provincia. In quell'occasione è nato, sono nati gli uffici ARPA. L'ARPA sarà stato proprio per quella specie di diciamo sgarro che hanno subito di essere prima creati come importanti e poi messi da parte, sono diventati degli uffici serissimi che controllano veramente le cose. Che chiaro che se poi queste mie frasi vengono calate nella realtà di Taranto e scopriamo che quello dell'ARPA prendeva le buste, però non ci posso fare niente. Io vi garantisco che in Lombardia l'ARPA fa del lavoro di altissimo livello, tant'è che se voi volete sapere se settimana prossima di martedì piove nel vostro paese, un paese intendo dire proprio in una località della Lombardia, basta guardare il sito ARPA che viene controllato anche quello, nel senso che lavorano veramente. E alla fine di tutto il lavoro, il piano è stato fatto, è stato approvato, è stato pubblicato, sta viaggiando. C'era il documento ambientale che ha detto che, non faccio per dire, la tale lotizzazione che io ho creato non avrà problemi perché non produrrà rumore, non avrà problemi perché c'è acqua a sufficienza, non creerà problemi perché le strade ci sono e sono buone, non creerà problemi perché l'illuminazione è già stata prevista, eccetera, eccetera. Tenete presente che per l'illuminazione adesso c'è una legge sull'illuminazione, cioè c'è da un po' di anni. La legge dell'illuminazione è che non bisogna disturbare gli uccellini che volano di notte. Anche perché non possiamo parlare di discutere. Non l'ho detto per dire. E tanto per togliere un po' l'attenzione delle cose. Alla fine abbiamo trovato tutto, ma la legge ci impone il monitoraggio. Guardate, vi garantisco che se a livello di opposizione volete rompere le scatole al comune, il monitoraggio è per voi una miniera di oro, nel senso che il monitoraggio non è stato avviato da nessuna parte. Il monitoraggio non è ancora una cosa che non esiste. Dai, guardate. Allora, questa è una tabella del monitoraggio, cioè tu hai l'obbligo nel piano, nel documento del rapporto ambientale, dire all'ARPA, dire all'ASL, dire alla provincia, io comune tal dei tali, farò il monitoraggio in questo modo. Darò incarico all'ufficio tecnico, UT è quello, è l'ufficio tecnico, ma è un caso, perché io posso anche darlo all'agenzia tal dei tali. Tenete presente che il monitoraggio è un progetto, per cui il progetto di monitoraggio può essere inventato nel modo che si vuole. Cioè, se uno dice, io ho un ufficio studi interno, che non sarà più l'ufficio tecnico, ma sarà l'ufficio studi. Cioè, il monitoraggio viene affidato a qualcuno. Però, per semplificare, noi guardiamo questa tabella, no? E allora, in questa tabella noi abbiamo detto che il monitoraggio delle nuove abitazioni viene tenuto dall'ufficio tecnico e come minimo, questo è uno standard che l'ARPA chiede sempre, come minimo come informazioni per le nuove abitazioni viene chiesto il numero, i metri cubi convenzionati, l'edilizia pubblica e i metri cubi che sono stati costruiti con l'incentivazione, i metri cubi che hanno chiesto l'incentivazione, a prescindere che poi li abbiano usata, le nuove unità ricettive per ogni tipo, cioè i vari tipi di alberghi, case, B&B, eccetera, eccetera, le pratiche edilizie che il comune ha avuto, perché così si sa anche il numero di manutenzioni, di interventi, eccetera, le pratiche per nuove costruzioni, gli abitanti residenti e le abitazioni occupate in percentuale. Questa è una delle 200 rilevazioni che vanno fatte. Cioè questa
questa tabella non è finita, fammi se ce n'è un'altra. Mi scusi, potenzialmente quindi questi UT che noi vediamo, ufficio tecnico. Sì, questo ufficio tecnico tiene un registro per fare il monitoraggio. Ecco, ma questi qui possono essere anche soggetti incaricati esterni al comune. Quindi sì, sì, sì. Le possono essere famose consulenze. Il progetto l'amministrazione lo fa come vuole e se ne assume la responsabilità. Io non posso entrare adesso nel merito del fatto che ho il consulente, ho l'amico. Noi abbiamo fatto un progetto, è stato approvato in consiglio comunale. Abbiamo detto che c'è l'ufficio patentale che lo fa e quello è responsabile. La differenza che noi abbiamo è questa, che se io so che c'è questo monitoraggio e lo fa l'ufficio tecnico, mi è semplice, perché l'ufficio tecnico è al mio servizio al cittadino, è il servizio del cittadino. Io vado all'ufficio tecnico e dico: scusi, vorrei avere i dati dell'ultimo monitoraggio fatto a conseguenza del PGT, dato che l'elenco del monitoraggio è pubblicato, non è che non lo ricordo, io li vorrei, e per questo che stavo dicendo, possiamo fare una scommessina, difficilmente qualcuno la prossima volta che ci vedessimo mi dice: guarda, io sono stato nel mio comune e me l'hanno dato subito, perché non l'ho avviato, non hanno neanche fatto il registrino, non hanno ancora iniziato a farmi voglia. Non c'è nemmeno lo spazio nel SINTEC, cioè nella tabella regionale c'è uno spazio osservazioni che non ci starebbe dentro questa roba qui, ma non hanno creato una riga specializzata per questo, ma non per altro, ma perché non c'è un'abitudine, non si sono ancora svegliati su questo, eppure è una realtà nuova di tenere sotto controllo quello che sta succedendo. Quindi l'ufficio tecnico è preposto? No, preposto è quello che abbiamo deliberato quando abbiamo fatto il rapporto ambientale e abbiamo detto: è Tizio che fa. Questo è un esempio dove, non potendolo dare ad altri, questa amministrazione ha detto: io gliela do all'ufficio tecnico e anche all'ufficio tecnico geologico e idrogeologico, perché hanno un geologo a lato dell'ufficio tecnico che potevano dargli l'incarico dove viene pubblicato questo? Non c'è scritto che tutto quello che riguarda il governo del territorio deve essere pubblicato sul sito del comune, e il sito del comune, vi garantisco che se voi fate come faccio io, che controllo i siti praticamente della Lombardia, potete trovare una percentuale inferiore al 30% che dà una pubblicazione immediata di queste cose, perché più frequente, la cosa più normale è che trovi un rimando al sito della regione, la cosa più normale. E invece i comuni che ce l'hanno e che è completo, che mettono veramente tutto, cioè che hanno uno spazio che si chiama PGT, è bassissimo. Proprio alcuni comuni addirittura hanno creato un sito parallelo che si chiama solo PGT del comune, ecco. Però non è entrata nella mentalità di tutti, e ripeto, non sempre è da eleggere come volontà di nascondere, proprio a volte è semplicemente considerata una cosa, un fardello aggiuntivo, dice, ma non è un obbligo allora. No, l'obbligo è nella legge, però sai, gli obblighi si concretizzano in una adesione nel momento stesso. Primo momento è perché uno lo vuole aderire, ma il secondo momento è perché quando io arrivo a quel momento là, c'è quello che mi dice: no, tu non hai fatto questo, non puoi andare avanti. Scusi, quindi nel caso che non venga pubblicato sul sito, come cittadino ho il diritto di chiedere l'accesso a questi dati? Certo. E potrebbe anche fare l'appunto, ma non doveva essere pubblicato. Ma la pubblicazione quindi è obbligatoria? No? Non ho capito. Sì, allora, la legge sul PGT prevede che tutti i passaggi che riguardano il PGT, tutti, devono essere pubblicati. Come sito o in altre forme? Deve essere pubblicato in via informatica. Io la parola esatta della legge non te la so ripetere, però credo che il comune debba avere un sito, e su questo sito
ci credo, te lo traduco perché sono sicuro di quello che dico. Il comune deve avere un sito e su questo sito deve pubblicare. La regione, per far comodità al comune e soprattutto per avere vanto per se stessa, ha reso obbligatorio che i comuni quello che mettono sul loro sito lo mettono anche sul sito regionale. Si chiama Sintel, mi sembra. Comunque tutto il monitoraggio dopo l'approvazione del monitoraggio è solo con scadenza secondo il progetto che hai fatto. Tu hai fatto un progetto rapporto ambientale che trovi sul sito, per quello lo trovi, te lo leggi nelle ultime pagine, negli ultimi capitoli si chiama monitoraggio, ti leggi come è fatto il progetto del monitoraggio e tu dovresti trovare continuità su questo monitoraggio, cioè dovresti trovare il momento dove hanno spiegato il cosa. Tieni presente che in regione tu teoricamente dovresti trovare tutte le cose che riguardano il tuo territorio, cioè nel senso proprio perché c'è questo obbligo di pubblicazione, tu dovresti trovare tutto. In realtà, se tu vai a guardare quello che c'è in regione, si ferma al momento, cioè ci sono delle caselle da riempire e l'ultima casella da riempire è la data che è stato approvato. Sotto ci sono solo degli spazi per le note, quindi io ce le metto come note, non gliele posso più mettere perché c'è uno spazio per riempire. E questo ti denota già un livello di dimenticanza dell'importanza del monitoraggio. Però io, conoscendo l'ambiente per esempio dell'ARPA, sono sicuro che il primo problema che il comune avrà con l'ARPA, perché non so, è andato del petrolio dentro nel fiume, piuttosto che c'è stato lo scoppio di una caldaia in una ditta che ha creato i problemi, l'ARPA arriverà subito a dire: sì, ma fammi vedere il monitoraggio di questo problema che eri d'accordo che me l'avresti dato. E allora, se mai non bastasse, in quello lì sarà il momento che un po' di preoccupazione a chi doveva occuparsi di quel monitoraggio verrà, perché c'è un'omissione dati d'ufficio. Ci siamo. Cioè, non è che ancora c'è la legge che dice tu lo fai, altrimenti alla fine dell'anno dai 1.000 lire, cioè 1.000 euro all'ufficio tal. No, non c'è la contravenzione, per cui il controllo avviene nel momento del bisogno. È un po' italiana la cosa, vuoi che ti dica? È così. La regione si trova soltanto perché il piano è la base. Sì. Il piano di livello di servizi, sono servizi, non ci sono. No, ci deve essere anche quello. Io ho monitorato qualche comune, non di pochi ci sono. Sì, allora. A me è capitato anche di vedere una parte pubblicati, parlo sempre del mio perché mi interessava molto, e dopo li hanno fatti sparire. Sì, 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 è avvenuto in molti comuni. Sì, è avvenuto in quel modo lì. In quel caso lì sei costretto a dire sì, effettivamente non è una dimenticanza ma è la volontà. Te l'ho pubblicato per 2 mesi, poi l'ho fatto sparire perché mi era scomodo far notare come io ho disatteso completamente i miei obiettivi. Perché la verità è quella che il contenuto del rapporto ambientale, che è fatto da un altro professionista rispetto al progettista, che è fatto da un altro gruppo di lavoro rispetto a quello che lavora in comune, arriva alla fine a dire: no, ma effettivamente guarda lì, non l'hai rispettato, rosso, e te lo mette nella casella, è rosso, no? Superare quel rosso lo si fa in due modi, nascondendolo o cambiando le regole. Di solito nascondono. Posso fare una domanda? Sì, ci mancherebbe altro. No, volevo un chiarimento, ne abbiamo un po' parlato, però non mi sono chiari i termini temporali. Abbiamo detto che il PGT ha valenza 5 anni, giusto? Sì, che, il documento di piano ha valenza 5 anni. Ah, ok, il documento di piano, e che è discrezione di una nuova eventuale amministrazione modificarlo oppure obbligata a modificarlo ogni 5 anni? Beh, basta una delibera di conferma e in questo caso va avanti per, okay. Perché la validità è di 5 anni, quindi siccome il diritto non cambia, cioè non è che esiste,
il fatto che c'è la discrezionalità non cambia il diritto. Se il diritto dice che è alla validità di 5 anni, io dopo 5 anni, se voglio, e ho detto che tal terreno può essere edificabile, dopo 5 anni, se io voglio fare la convenzione con lui, prima devo fare una delibera di riconferma della validità. E dopo, cosa? Ma la riconferma della validità, e non è semplice, perché la riconferma della validità deve essere accompagnata da una verifica del monitoraggio che dice che effettivamente le conseguenze derivanti dal mio progetto di documento di piano sono positive, non sono negative. Quindi ecco qui un altro momento dove teoricamente dopo 5 anni qualcuno dovrebbe rendere conto se ha fatto o non ha fatto il suo lavoro. L'altra cosa, sempre sulla validità, tutti gli altri documenti, quelli un po' più tecnici, hanno anch'essi una validità quinquennale o... No, è come... vai avanti di un passo. Uno. Come dicevo, l'unico che ha validità quinquennale è il primo documento del piano, gli altri non hanno scadenza, però sono variabili sempre con la procedura dell'adozione, dell'approvazione. Non hanno la VAS, gli altri due non hanno la VAS. Ok, ultima domanda poi mi taccio. Succede spesso che no. No, va bene, però magari parla qualcun altro. Succede, credo, in molti comuni, da noi succede quasi ogni 6 mesi, variazioni al PGT. Quando si possono fare? Credo sempre. Ma c'è un limite massimo di variazioni al PGT che si possono fare? C'è un limite temporale tra una variazione e l'altra? Ci sono delle regole, insomma? No, allora, le varianti non sono regolate da vincoli temporali, sono invece regolate da vincoli qualitativi e di procedura. Allora, una variante sul documento di piano ha come vincolo la nuova procedura VAS. Cioè, io non posso fare una variante al documento di piano senza avviare di nuovo la VAS. Una variante sul piano delle regole, arrivederci, grazie. Una variante sul piano delle regole è una variante che comporta automaticamente una revisione in consiglio comunale per quanto riguarda la normativa, ma se per caso andiamo a influire sulla capacità edificatoria e quindi sulla capacità di insediamento nel piano, automaticamente dobbiamo passare ancora sulla variante del documento di piano, cioè non posso toccare il piano delle regole senza prevedevo nel documento di piano, se vado ad incidere sulla capacità edificatoria del comune. Questa cosa di solito viene nascosta nelle varianti ogni 6 mesi, viene nascosta giocando sui numeri e far vedere che siccome io ho toccato di qui, ho toccato di là, non ho cambiato il numero degli abitanti. Chiedo scusa, questo produce anche l'obbligatorietà di comunicazione della base? Sì. E c'è anche l'obbligo di comunicazione comunque. Sì. Noi in ogni caso tutto quello che adesso avviene dietro al PGT deve essere trasparente, non può più essere... Quindi deve essere la comunicazione famosa che se non... Sì. Addirittura, siccome lo sto facendo per lui che mi ha chiesto di fare una variante, io devo invitare tutti i cittadini a comunicarmi che, visto che ho questa occasione, che devo fare questa, ditemi che cosa avete bisogno voi di cambiare, visto che lo sto facendo. E prima di dare l'incarico della variante, torna alla procedura che vi ho raccontato da ultimo. E ve l'ho raccontato da ultimo, perché è la cosa su cui voi potete intervenire per controllo. E prima di partire, prima di dare l'incarico, devo fare l'avvio del procedimento avvisando tutti che sto per fare questo. Può succedere, io dico che potrebbe essere già successo, non ne ho i casi, però potrebbe succedere che parte senza questa procedura. Però il cittadino
costo, usando il termine informato, potrebbe avviare un procedimento di annullamento della delibera comunale. Quindi, mi scusi, la variante, si parlava di qualitativo, la variante può avvenire nel caso è migliorativa, non nel caso è peggiorativa, giusto? Però sai, è molto personale il migliorativo e peggiorativo. Sai, di solito se io la faccio e sono un amministratore, la sto facendo solo perché è migliorativa, non la sto facendo perché è peggiorativa. È il giudizio che mi può dare qualcun altro se è peggiorativa. Invece l'aumento della capacità insediativa, cioè in quel territorio ci stava teoricamente 100 abitanti teorici e con le tue azioni riesci a metterne 102, questo è un aumento della capacità insediativa, comporta automaticamente una variante con tutta la verifica bassa. Da, spiego, faccio grazie, un... Grazie. Salve, ciao. Cioè questo qua, questa domanda l'ho fatto perché... questionario qui. Mi stavo chiedendo, per esempio, no, quando... Per fare un esempio, tanto per fare un esempio... Che lo conosciamo anzi, tutti. Se vuoi il microfono te lo do. No, penso che si senta, no? Sì. Quando c'è stato, quando hanno costruito il quartiere Tamburi a Taranto attaccato all'Ilva, lì c'è stato probabilmente una variante al piano perché hanno costruito un nuovo quartiere, però è stata una variante peggiorativa che l'ARPA o chi doveva controllare. Sicuramente è avvenuto quando non c'era ancora questa legge, quindi non c'è questo caso. Però io per dirti, oggi con l'obbligo della VAS avresti un qualcuno che ti dice è peggiorativo perché c'è una verifica dell'acqua che ti direbbe che è peggiorativo. A quei tempi, per dire che era migliorativo, era che facevano meno strada per andare a lavorare. È finito lì il discorso. Sì, sì. E andiamo nel cimitero. C'era qualche altra domanda? La conoscenza di queste cose che prima. No, ma quello che mi sorprende a me è quando senti i presidenti di regione che dicono che loro non sapevano nulla. Cioè, io posso non sapere nulla, ma tu non puoi non sapere nulla. Scusate, appunto, la spiegazione è finita, quindi se non ha. Se non avete più altre domande possiamo anche chiuderla prima, quindi vi chiederei di lasciare sempre il famoso questionario. Vi ricordo che il prossimo incontro è sulla comunicazione l'11 di gennaio, poi comunque riceverete la solita mail e vi ricordo anche che visti i numeri bassi, se conoscete qualcuno che è rimasto fuori nel momento delle prenotazioni delle iscrizioni, comunicatecelo e vediamo di arrivare un numero che permetta. Cioè, abbiamo un richiamo di 3 minuti, inserimento generico, insomma, via. Nel senso, se ci sono iscritti, lo sappiamo qui, fare un richiamo che. Quello sì, quasi facciamo responsabilità. Quello solo facciamo noi che stiamo facendo un po' attività di segreteria. Io vi dicevo, se voi conoscete qualcuno che magari è rimasto fuori o è interessato all'argomento, magari ci mandate una mail o ce lo segnalate sulla pagina Facebook, vediamo di riuscire ad arrivare a un numero tale per cui la sala è un pochino più conviene per non lasciare le persone interessate. Ok, grazie, ciao. Che devo chiudere la... Se c'è una pena fuori... No, Mandami una mail. Adesso è...